Siamo con Giordani, un po', diciamo, un inizio di campionato un po' particolare perché sei stato un po' infortunato, hai avuto qualche problema, hai saltato qualche partita. La società chiaramente crede in te, ha investito e oggi hai ripagato alla grande. Cosa ci dici delle tue impressioni della partita? No, sono contentissimo perché finalmente sono riuscito, giustamente come hai detto te, a ripagare la fiducia che avete riposto nei miei mezzi da inizio anno, come avete detto, e quindi sono veramente felice di tutto, di come è andata oggi e soprattutto sono contento anche per come si è comportata la squadra che, pur avendo un'assenza importantissima come Daniele Tassi, siamo riusciti a, e Paolo Garcitelli, comunque siamo riusciti a fronteggiare queste assenze. Giocando veramente un bel basket, stiamo giocando veramente un bel basket. Abbiamo visto anche per diversi minuti in quintetto 3-4 di Castello, insomma, comunque è una bella soddisfazione giocare comunque con i ragazzi di Castello, chiaramente coadiuvati da tutti quelli che insomma hanno creduto nel nostro progetto da Bologna. Sì, no, sono contentissimo, infatti, giocare con ragazzi che comunque conosco già benissimo da tantissimi anni, sono miei amici. Federico Conti, Cantarelli, tutti, ho giocato 6 anni con loro in giovanili e sono contentissimo, è andato tutto bene oggi, è andato tutto bene, è una gran bella partita è stata. Allora siamo con Luca Luparello, oggi partita con Giorgina Saffi in casa, difficoltoso diciamo sia come squadra che per le mancanze, mancava Tassi e Grassitelli, ti sei caricato la squadra in spalla, cosa ci dici del match? Le assenze erano importanti, il nostro top scorer, Paolo che dà una mano in attacco e in difesa. Niente, abbiamo cominciato bene, abbiamo difeso male i primi 2 quarti, dopo insomma abbiamo iniziato il terzo difendendo alla grande, abbiamo dato il parziale, e abbiamo giocato molto di squadra, quindi sia in attacco che in difesa, dopo abbiamo chiuso il match. Ti sei a questo punto, dopo questa partita, consacrato a diciamo paladino di questa squadra, nel senso che ormai credo che si siano rimossi tutti quelli che si dicevano anche nell'estate su di te, la società ha investito, tu hai sicuramente ricambiato alla grande, è chiaro che adesso era un bel segnale e diciamo, il continuo del campionato è importantissimo col tuo apporto, ecco. Io purtroppo, come è andato l'anno scorso, molti lo sanno, ci sono state delle critiche, non ci sono state delle critiche, c'è chi insomma mi dava ragione, c'è chi no. Io ho sempre detto che comunque con un gruppo buono, un allenatore che poteva permettermi quello che so fare, poco che so fare, e comunque un buon gioco di squadra, ecco, io cerco sempre di dare il massimo. Adesso sta girando, quindi sta andando molto bene, sono contento e speriamo di continuare così. Siamo con Federico Conti, il rientro alla seconda partita dopo l'infortunio dell'anno scorso, operazione quest'estate, ci hai sempre creduto e credo che insomma hai dimostrato a tutti quanti che ci tieni a giocare qua e insomma hai fatto belle cose. Cosa ci dici della tua partita? Mi sento un giocatore Olimpia, è stato un anno di sofferenza l'anno scorso, sono contentissimo di essere entrato, la prima in casa, dopo un anno e un mese, ho dato solo da dare quello che penso di poter dare alla squadra, ovvero difesa, cambiato il ritmo della partita, pochi punti, ma gestione della squadra e la squadra ha girato veramente bene, mi ha ammito molto bene, sono molto tranquillo, molto bene della partita, sono molto contenti. Direi che è un bel segnale anche per tutti quanti, visto le due assenze, diciamo, importanti di Tassi e Grassitelli, non ci siamo fatti intimorire, abbiamo giocato la nostra pallacanestro, direi che è venuto fuori un bel match, ecco. No, assolutamente. E tra l'altro due partite in cui mancavano parecchia gente, parecchi di quelli che dovrebbero essere titolari, siamo riusciti lo stesso a portarla a casa giocando un buon basket, e oggi giocando molto bene in difesa, giocando anche un buon basket d'attacco, per cui direi un'ottima partita, un'ottima dimostrazione di forza della squadra. Possiamo giocarsela fino in fondo, direi. Spero. Un saluto a tutti gli amici di Sportlink.